Jesus.
chi dona la vita nel Signore vivrà, gustando il suo cibo per l'eternità. Alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, la gioia del Signore è la nostra forza. Dio Padre nel suo ci accompagna in ogni circostanza, lieta e triste della vita, e ci fa comprendere il mistero salvifico della luce della Pasqua. In questo giorno di festa, in modo speciale, la gioia dello Spirito nel nostro cuore. Rendiamo grazie a Dio per il dono della santità e di Dio Maria Laura Mainetti. All'inizio invochiamo il fuoco dello Spirito Santo, che ci rinnovi e santifichi anche la nostra vita, autentici del Vangelo. Signore, Figlio di Dio, venuto a mostrare ad ogni uomo il volto del Padre. Per servire e essere servito, Cristo eleison. Signore, Figlio dell'uomo, venuto per vincere il male e le tenebre. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. La Chiesa che è in Como, l'unione delle suore e figlie della Croce, devotamente grata e riconoscente dell'Apostolo Pietro, rende grazie al Padre e Padre nostro. Ha umilmente chiesto al Sommo Pontefice nel numero dei beati la venerabile serva Maria Laura Mainetti. Teresina nacque a Villatico, frazione di Corico, in diocesi di Quinto, agosto 1939. Nella sua famiglia una formazione ispirata ai principi evangelici. Desiderando fare la
per Dio e per gli altri, come diceva, entrò nella delle figlie della croce, suore di Sant'Andrea, assunti suor Maria Laura. Concluso il noviziato, il 1959 emise la professione temporanea. 25 agosto 1964, quella perpetua. Carisma della congregazione e fedeltà allo spirito dei santi fondatori. Le fu affidata la mansione di maestra ed educatrice in diritto della sua congregazione. Dal 1984 svolse la sua missione a Chiavenna, prima come maestra, come educatrice delle giovani ospitate nel pensionato. Fu anche punto di riferimento spirituale per tante Suor Maria Laura amava i poveri, nei quali convedeva il suo Gesù, ed ebbe per loro un amore di preferenza. La sua cura e la sua attenzione erano rivolte per il tipo di povertà, non solo la miseria materiale, ma ancor più soprattutto se ne erano vittime le giovani, verso cui fondeva il suo affetto materno e le sue doti di educazione. Questa sua carità a largo raggio traeva vigore e profonda spiritualità, alimentata dalla meditazione di Dio, dalla preghiera eucaristica e dagli insegnamenti dei fondatori della sua congregazione. I suoi scritti, punti di meditazione e riflessione, rivelano il suo spirituale e la sua profonda convinzione che l'azione delle anime passa attraverso la croce, della quale lei è figlia nel senso autentico del termine. Voleva sul suo ben noto amore per i giovani e sulla sua carità senza riserve, la sera del 6 giugno 2000, tradendo la sua fiducia, la indussero con l'inganno ad uscire di casa, simulando una urgente necessità di aiuto di una di loro. Imbevute di ideologie satanista, volevano invece sacrificare una persona consacrata. Dopo aver condotto la serva di Dio in una strada solitaria, la uccisero, infierendo di lei con colpi di pietra e di coltello, mentre ella pregava per loro. La sua tragica morte celò la fama di santità che l'aveva circondata in vita, religiosa esemplare e attenta alle necessità del prossimo, a una convinta fama di martirio. Pertanto, Alessandro Maggiolini, vescovo di Como, lasciati trascorrere dalla normativa canonica, diede inizio alla causa di canonizzazione. Dopo l'inchiesta diocesana e la preparazione della posizione, nel febbraio 2020 si tenne presso la Congregazione dei Santi il congresso peculiare dei consultori teologi, che espressero parere favorevole al riconoscimento del martirio. I padri cardinali e vescovi, nella sessione ordinaria 2020, riconobbero che la venerabile serva di Dio per la sua fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Francesco, il 19 giugno 2020, ha accolto e confermato e ha autorizzato la promulgazione del decreto del martirio. Il signor Cardinale Marcello Semeraro, per effetti della causa dei Santi, dà lettura della lettera con la quale il Santo Padre Francesco ha iscritto il numero dei beati la venerabile serva di Dio Maria Laura. Nos vota fratis nostri cantoni episcopi comensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopi, multorunque Christi fidelium explentes, de congregatis
Sanctorum Consulto, Autoritate Nostra, Facultatem Facimus, ut Venerabilis Serva Dei, Maria, Religiosa Professa, Congregationis Filiarum, Sororum Sancti Andre, Martiri, quae in scola estis caritatis devenia facta est, usque de sanguinis effusionem, Domine in posterum appelletur, atque die sexti iuni, qua in cielo morta est, quot annis in locis et mortutis, celebrari posit in nomine Patris et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, Laterani, 19 mensis mai, anno Domini bismillesimo primo, pontificatus nostri nono. Noi, accogliendo le suppliche del nostro Oscar Cantoni, vescovo di Como, nonché di molti altri fratelli nell'Episcopato di fedeli, udito il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica chiediamo che la venerabile serva di Dio, Maria, al secolo Teresina Elsa, religiosa della Congregazione delle Figlie della Croce e di Sant'Andrea, martire, che alla seconda si è resa testimone credibile di carità dono fino all'effusione del sangue, sia chiamata beata, e che la sua fede possa essere celebrata ogni anno nei luoghi secondo le regole stabilite dal diritto, il giorno della sua nascita al cielo, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, del Laterano, il giorno 10 del mese di maggio, nell'anno del Signore 2021, del nostro pontificato. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore, tutta la terra ti adora. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Ti acclama il coro degli apostoli, e la candida schiera dei martiri, la salvezza proclama la tua gloria. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli, noi ti benediciamo. Soccorri i tuoi figli, Signore, redento col tuo sangue prezioso, accoglici nell'assemblea dei
lodate cantano gli angeli, e le potenze dei cieli, i cieli e la pieni della tua gloria. Cristo Re della Gloria, Figlio del Padre, tu solo sei la salvezza. Padre Re della Gloria, Eterno Figlio e allo Spirito Santo, si innalzi la nostra lode. La Chiesa che è in Como, l'aggregazione delle suore e figlie della Croce, integrata e Padre nostro, al Dio tre volte santo, l'inno di lode, per aver proclamato beata la venerabile serva di Dio, Maria Laura Mainetti. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli amati dal Signore.
accogli la nostra supplica. Abbi pietà di noi. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, ci hai lasciato il memoriale della tua fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Pose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed era ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire e di sacrificare i gioventi come sacrificio per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e entrò sull'altare. Quindi prese il libro e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo, gli presteremo ascolto. E ne asperse il popolo dicendo: sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Alzerò il calice della salvezza, berrò il nome Signore. Alzerò il calice della salvezza. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò.
hai spezzo le mie catene. Alzerò la legge della salvezza, invocherò il nome del Signore. A te dirò un sacrificio di lode, invocherò il nome del Signore, compirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Alzerò dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono nati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
tutto sai e puoi, che ci nutri la terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Sono il pane vivo disceso dal cielo, il Signore, di questo pane vivrà in eterno. Quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo, là dove entrerà, dite al padrone di casa: dov'è la mia stanza in casa con i miei discepoli? E là, al piano superiore, una grande sala, lì preparate la cena per noi.
discepoli andarono e entrarono come aveva detto loro e prepararono la pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane, recitò la neve, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevve, e disse loro: questo è il mio sangue che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dopo il saluto iniziale, rivolgo. Permettete che aggiunga il mio personale, affettuoso, cordiale saluto. Commosso nel presiedere questa, in questo giorno, un saluto. Fraterno, lo rivolgo al carissimo vostro vescovo per l'accoglienza fraterna, e insieme con lui saluto i presenti. Con alcuni di loro ho una personale conoscenza. Saluto tutti sacerdoti e i presenti. Un saluto affettuoso, permettete che lo rivolga ai diaconi. Ho saputo che dopo questa liturgia partiranno per gli esercizi e saranno poi la settimana prossima voti tutto il cuore. Figlie della Croce, rivolgo un saluto affettuoso alla Chiesa di Albano e alla loro famiglia religiosa, è stata presente fino agli anni Ottanta in quella chiesa della regione del Lazio, svolgendo opera educativa nella città di Nettuno. Con loro saluto le altre religiose e religiosi e tutti voi carissimi. Un rispettoso saluto a tutti gli autorità civili e militari presenti, grazie. Contro lo viviamo in un momento di grande gioia, che è la diocesana. Parlando della donazione perpetua tra le figlie della Croce, una consorte ha ricordato che a tutte loro fu proposto in un bigliettino la grazia al Signore, e riferiva: la beata scrisse la vera carità,
Ecco, questa espressione è la vera carità, se tradizionale nel linguaggio della carità. L'adopera anche San Tommaso per ricordarci che la vera carità consiste in Dio più di se stessi e il prossimo come se stessi. E spiega che la vera carità è l'esatto contrario, è l'opposto dell'egoismo e di sé, del narcisismo. Questa stessa espressione, la vera carità, fu molto cara anche a San Paolo VI, il quale vi fece ricorso in molte e anche in una forma ritenere adatta alla circostanza. Disse: se davvero la nostra carità tende a imitare, ma mai dire eguagliare, la carità divina di Gesù, allora Gesù è rato, Gesù è presente. La nostra carità diventa segno di Cristo, proseguiva quel Papa. Abbiamo noi sotto gli occhi simili segni di Cristo? Abbiamo noi nella Chiesa fatti caritativi, intravedere la sua presenza fra noi? La Chiesa, erano le domande, lo stile anaforico di Paolo. La Chiesa è ancora oggi convalidata nel suo di Cristo dalla carità, quella carità dell'amore di Dio, quella carità che risolve tutti i contrasti della umana, quella carità che si dona senza limiti e senza senso, e rispondeva sì di questa Santa Chiesa Cattolica. Ella è tutta luce, segni di tali testimonianze. Aprite gli occhi e osservate quante luci di quella carità dal suo mantello, dal suo abito storico e codice. Un abito non tutto ugualmente splendido e nuovo, un abito antico e tanto umano, che sempre ha bisogno di essere riparato e rinnovato, come ha cercato di fare il Concilio, ma tutto smaltato, scintillanti di quella presenza di Cristo, vera carità, chiama ancora fra noi. Quante vocazioni di uomini e di donne ancora immolano vite giovani e fiorenti all'esercizio e alla testimonianza della carità. Ecco, la beata Maria Laura Mainetti, che invocò dal Signore la vera carità, è una di queste testimoni, anzi è martire. L'espressione lo sappiamo, è presente nella liturgia, nella cena del Signore, il giovedì santo, della lavanda dei piedi, che ci ricorda la di e durante la processione dei fedeli, che per l'Eucaristia portano anche i doni per i poveri, ci fa cantare un antico inno composto durante il quale si ripete l'antifora Ubi Cariter Deus Ibi Est, dove la carità è vera. E uno dei versetti di quel canto dice:
formiamo qui riunite un solo corpo. E così siamo ricondotti al mistero della cui è dedicata questa. Mentre però ricordiamo che il Signore fece coi suoi discepoli nell'ultimo, ci risuonano nella mente le sue parole. Io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui sarò nuovo nel regno di Dio. Sono le il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato. Sono in qualche maniera un annuncio di morte. Gesù parla di un digiuno e ogni digiuno raffigura una morte. Ma il Signore non si lascia sorprendere dagli eventi. Egli è consapevole dei progetti di morte che ha maturati contro di lui. Non si lascia togliere la vita. Prima la dona ai suoi discepoli, spontaneamente la offre a loro. E la sua consegna è racchiusa nei segni del pane e del vino. La sua consegna oggi, adesso, mentre siamo uniti attorno alla stessa mensa di lui, ripetiamo quello che egli ha fatto. Veniva tradito. Le parole di Gesù però non sono soltanto un congedo, una promessa. Diremo anzi che dalle sue parole per speranza. Le parole del Signore, delle mani tesse verso di noi, Gesù parla di un vino nuovo, di un banchetto festivo bevuto nel regno di Dio. In fin dei conti, ogni digiuno vuol dire anche attesa. Digiunare vuol dire attendere. Il Vangelo secondo Matteo contiene una piccola cosa, però, con la importante esplicitazione. Lo berrò nuovo con voi. Certo, Gesù parla di un banchetto, e chi banchetterebbe da solo? Però questa aggiunta, questa esplicitazione ci conforta. Dalle labbra di Gesù noi raccogliamo questo voto. È molto bello il commento che ci ha lasciato Origene, un'antica. Scriveva così: non vuole bere il vino del regno di Dio. Egli ci aspetta. Infatti, finché non lo berrò con voi, per bere del succo di questa vita, vite, ma di qua, di quella di cui lui era la figura. Perché noi stiamo con lui. Insomma, Origene riconosceva il desiderio aveva di averci con lui. Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, voi non vi lascerò orfani, verrò da voi. Aggiungere che il vino nuovo Gesù lo pregusta ogni volta che la sua comunità, cioè noi, e gli ha dato quella comunità alla quale il Padre lo ha ridonato risorto. Vuol dire che la sua comunità è noi, adesso, questa sera. Noi
gloria di Lui in attesa della sua venuta. Sarà gustato il vino nuovo, si avvicina sempre di più. Ogni volta annunciamo la morte del Signore e e il vino nuovo lo degustano di già. Sono rivestiti, come leggiamo nell'Apocalisse, di lino puro e splendente, cioè delle opere giuste dei santi. È scritto: beati gli infermi dell'agnello. In ogni messa noi risentiamo. E tra questi invitati che già gustano nel regno, oggi la Chiesa riconosce la beata martire Maria Laura. L'ora cruciale della sua vita, tutti la conosciamo, rievocata poco fa all'inizio di questo rito solenne. Ella perdonava e pregava per chi le procurava la morte. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, diciamo. Quante volte, per prepararsi all'incontro sacramentale col Signore, quante volte anche la nostra beata rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo nella comunità e poi da sola. Quante volte l'ha recitata da sola questa preghiera? Sant'Agostino ci ha mostrato con tutta sicurezza? E allora come noi li rimettiamo ai nostri debitori? E infatti perdonando e al termine della sua Suor Maria Laura l'ha fatto di nuovo. Prima lo faceva l'incontro sacramentale col Signore, al termine della vita, prima di incontrarlo realmente, il Signore. E allora risentiamo Sant'Agostino, come noi li rimettiamo i debitori. E se poi trai dire così, allora esulta nella via, canta nella via, non temere. Nel processo per la beatificazione, il testimone si domandò, ora, che vive per tanti anni nel suo ritmo ordinario, a questa autocoscienza di dover pregare per quelli che mentre la uccidono, quasi producendo una fotocopia. Ecco, come mai? Nella tradizione cristiana, soprattutto i martiri, si usava atleti di Cristo. Atleti, celebriamo questa santa messa in cosa fanno per vincere? Allenamenti continui, fatiche, rinunce fuori dell'ordinario. E allora saranno anch'essi uomini e donne delle la nostra. Il cammino della mia vita religiosa è molto semplice. Quando un sacerdote, dopo una confessione, mi ha detto è qualcosa di bello per gli altri. C'era imperativo, inoltre la sua risonanza in me mi riempiva di gioia, che avrei dato un senso pieno alla mia vita. Carissimi, la santità è così. La santità
dello sforzo umano, ma spunta semplicemente come l'ellino sul prato. Nelle prime pagine del libro, gettando uno sguardo sulla propria vita, Santa Teresa, cito Santa Teresa perché la nostra beata martire era molto devota, Teresa di Gesù Bambino. Gesù davanti agli occhi il libro della natura e ho capito che tutti creati sono belli, che lo splendore e il candore non tolgono il profumo della piccola viola della pratolina. Così avviene al mondo delle anime di Gesù. La perfezione consiste nella sua volontà, nell'essere ciò che egli vuole. La nostra beata, la nostra martire, per imitarla, scelse la più grande, la vera carità. Nell'esortazione apostolica Gaudete, Francesco ha scritto: tutti siamo chiamati a essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza, occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Se è necessario ricordarlo, il terzo santità non è l'eccezionale, ma la fedeltà di Dio. È nel quotidiano che si fa il momento opportuno. Alla fin fine, che la beata Maria Laura Mainetti scelse un momento nell'ora del martirio potrebbe coincidere con quel dilige et quod vis fa, quello di San Pino: ama e fa ciò che faccia, taci per amore, sia che le parla per amore, sia che tu corregi per amore, sia che perdoni, perdona per amore, e vi sia in te la radice dell'amore. Questa radice non può procedere se non il bene. Salvezza discese dal che per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì c'è niente di particolare dopo secondo che siede alla destra del Padre e di nuovo per te vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nel fatto che il Signore dà la vita al Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato.
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del... Riuniti dalla carità che sgorga dalla carne di Cristo, vero cibo, vera bevanda, chiediamo l'aiuto di Dio Padre per essere plasmati della nuova ed eterna alleanza. Preghiamo insieme e cantiamo. Al tuo regno, Signore. Padre, il Papa Francesco, che tu lo hai scelto come pastore universale, fa che possa condurre il tuo popolo sulla via della fedeltà al cielo. Ti preghiamo. Venga. For bishops, priests and deacons, you want them similar to Jesus. Let them have light on their lips, so much wisdom in their mind, and attention to everyone in their heart. Let us pray. Para los bautizados que reciben hoy en la Beata María Laura un precioso modelo de vida, tú que enviaste al Hijo para dar vida en abundancia a toda criatura, que muchos sigan su ejemplo dedicándose totalmente a tus especialmente amándote en nuestros hermanos pobres y necesitados. Te lo suplicamos. Venga il tuo regno, Signore. Pour les diocèses de Caumont, Poitiers, Chieti et Parme, réunis aujourd'hui pour te chanter des... Qu'il y ait beaucoup de vocations au sacerdotal ministériel, à la vie religieuse, à l'œuvre missionnaire et à l'expérience éducative. Nous te prions. Venga il regno, Signore. Für die ganze Menschheit, oft getäuscht von denen, auf die Stimme des Herrn hören. Du, der den richtigen Weg bist, mache, dass jede Autorität den Folgen des Krieges handelt im Hinblick auf einen Frieden. Wir beten zu dir, erhöre uns. Per le nostre famiglie e costituite nel sacramento del matrimonio, fate nascano e si sviluppino molte risposte generose alla tua parola. Ti preghiamo. Venga. O Dio, corona dei martiri, che hai donato alla Beata Maria Laura per servire i fratelli fino a dare la vita per loro, insegnaci ad amare quelli che morendo pregò per chi la colpiva, per Cristo nostro Signore. Con il pane e il vino presentiamo all'altare tutta la nostra vita, un dono. Potremmo offrire anche generosamente, può,
caricati tra di voi per raccogliere qualche offerta. Il sole è la
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati, che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E con... È veramente cosa buona e giusta. Grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, di eterno, per Cristo, Signore nostro. Nell'ultima cena con i suoi apostoli, perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della sua croce e scegliere senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità sia illuminata dall'unica fede riunita dall'unico amore. Siamo a questo santo convito, perché l'effusione del tuo spirito ci trasmette la tua gloria. Per questo mistero di salvezza ci uniamo un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutte le schiere proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo Padre Clementissimo, noi ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e donare queste offerte, questo sacrificio puro e santo, anzitutto per la Cattolica,
perché tu le dia pace, la protegga, la raduni su tutta la terra, in unione col tuo servo, il nostro Papa Francesco, Oscar, con me indegno tuo servo, e con tutti quelli che essa dagli apostoli. Ricordati, Signore, di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, tenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della vita, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e semplice Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, per il suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Grisogono, Cosmo e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro donaci sempre aiuto e protezione. Senza, Signore, questa offerta che ti presentiamo, famiglia, disponi nella tua pace ai nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna nel gregge degli eletti. Santifica, Dio, questa offerta della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corso. Il Signore nostro Gesù Cristo, la vigilia della sua gli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e al te Dio, Padre suo onnipotente, prese grazie con la presenza il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Dio di me. In questo sacrificio, Padre, non popolo santo, celebriamo il memoriale della beata risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro e offriamo la tua maestà divina tra i doni vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio
sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e donazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Amo Dio potente, fa che questa affare comunicando il mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il Re. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io a partecipare alla tua messa, ma di soltanto parola io diciamo santa. Ci prepariamo a ricevere con fede il corpo del Signore, resteremo fermi al nostro posto, saremo raggiunti dai ministri. La comunione senza glutine sarà distribuita qui davanti al palco alla mia destra, sotto l'ambone. Coloro che desiderano riceverla possono venire qui. Tutti gli altri restano fermi al loro posto. Preghiamo insieme e cantiamo a pagina 56 del libretto. Thank you.
Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato qui
grazie diciamo a te, Gesù. Resta con noi, non ci lasciare. Sei vero amico solo tu. Alla tua mensa preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Abbiamo trascorso insieme un tempo di festa e di intensa gioia per la beatificazione della nostra amata sorella e madre, Suor Maria Laura. Ed è bello che come Chiesa di Como, assieme alle religiose figlie della Croce a cui ella apparteneva, eleviamo uno speciale inno di lode e di grazia. Innanzitutto alla Santissima Trinità Misericordia, per ciò che ha compiuto nella vita e nel martirio di Suor Maria Laura. Quindi un ringraziamento alla Madre Chiesa, a partire da Papa Francesco e da quanti con lui, nella Congregazione delle Cause dei Santi, da lei presieduta, Eminenza Carissima, hanno riconosciuto i segni di santità impressi in questa nostra sorella. La vita di Suor Maria Laura ha suscitato vivo stupore e intensa commozione nel nostro santo popolo, perché dentro la sua debolezza è emersa la forza vincitrice di Dio. Attraverso il suo sacrificio risplende la potenza della resurrezione del Signore. Benedetto Dio Padre per questa sua figlia, frutto luminoso di questa nostra terra, già segnata nella storia da una eletta schiera di santi, di martiri e di beati. Suor Maria Laura ci aiuti a tradurre la santità nel quotidiano, in piena fedeltà alla vocazione di ciascuno.
Benedetto Gesù Cristo, Figlio di Dio, nostro Signore, fratello in umanità, che ha ricolmato di gloria Sor Maria Laura, il cui martirio non è che il coronamento supremo di una vita tutta protesa a vivere il Vangelo nel dono totale di sé, come impegno di tutti i battezzati, sostenuti dall'esempio dei membri della vita consacrata, parte integrante della nostra Chiesa locale. Con lo stile di vita evangelico, vissuto nella fedeltà quotidiana, i cristiani cambino il mondo, in quanto chiamati a trasformarlo dal di dentro, così che molti possono avvertire l'inquietudine, la sorpresa e insieme il fascino del Vangelo. Benedetto lo Spirito Santo, che ha guidato la Chiesa a riconoscere il dono di grazia manifestato in vita e in morte dalla nostra sorella, proclamata oggi beata. Suor Maria Laura, ci aiuti ad attivare la fiamma di quel primo amore per Cristo e per i fratelli che noi saremmo tentati a poco di attenuare come un lucignolo fumigante lungo il corso della nostra esistenza. L'azione santificante dello Spirito Santo aiuti ciascuno di noi a edificare la Chiesa nella nostra comune missione di annunciare il Vangelo di oggi. Benedetta la Santissima Trinità Misericordia, che con la beatificazione di Suor Maria Laura richiama la Chiesa al suo compito primario, quello di generare santi, testimoni di Dio nella umanità redenta. Il martirio della nostra Beata ci insegni a non accogliere invano il dono di grazia che ella ha sviluppato in pienezza, così da operare con rinnovato entusiasmo a servizio della comunione, dono dello Spirito. Nessuno si senta emarginato e sconfitto dalla disperazione, dalla solitudine e dal dolore. La gratitudine per la beatificazione di Suor Maria Laura possa suscitare in noi, comunità cristiana e civile, famiglie, sacerdoti ed educatori, un alto senso di responsabilità, soprattutto a tutela e a promozione del mondo dei ragazzi e dei giovani in questo tempo di grande emergenza educativa, e quindi della loro formazione integrale, per la quale Suor Maria Laura si è presa particolarmente cura lungo il corso del suo impegno apostolico. Con Maria, prima discepola di Cristo e madre della Chiesa, qui particolarmente venerata a Galivaggio, con tutti i nostri santi patroni, fra i quali rifulge San Luigi Guanella, oriundo lui pure della Valchiavenna, con i santi fondatori delle Figlie della Croce, magnifichiamo il Signore per questo straordinario segno di fedeltà e di amore che di nuovo Egli ci ha offerto attraverso la vita e il martirio della Beata Suor Maria Laura. Valorizziamo con l'aiuto di Dio i doni di grazia che ella ci ha ampiamente testimoniato. Amen. Il momento doveroso dei ringraziamenti porta sempre con sé il rischio di tralasciare o trascurare qualcuno meritevole di essere ricordato. Mi scuso fin da ora per eventuali
e involontarie omissioni. Il primo ringraziamento, quello più importante, l'abbiamo già fatto insieme. L'abbiamo rivolto a Dio celebrando l'Eucaristia per riconoscere l'abbondanza di grazia da Lui riversata nella vita di Suor Maria Laura e da lei accolta con generosa disponibilità fino a condurre la propria esistenza in una totale condivisione con il Signore. Per questo la riconosciamo beata. Attraverso la beata Suor Maria Laura, la grazia di Dio si riverbera sulla Chiesa intera. Ne è segno questa nostra assemblea convocata a riconoscere e a ringraziare. Grazie a tutti voi. Avete scelto di partecipare a questa manifestazione di fede superando difficoltà e timori. Grazie anche a tutti coloro che, uniti spiritualmente con noi, dalle loro abitazioni hanno condiviso la celebrazione di questa Eucaristia. Grazie a Sua Eminenza il Cardinal Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. La sua presenza quale rappresentante del Santo Padre ci rimanda in modo evidente alla Chiesa Universale. Grazie ai Vescovi qui presenti, rispondendo all'invito del Vescovo Oscar, ci hanno aiutato a riconoscere il radicamento conosco particolare nel suo genere. Un grazie a Vescovo Alessandro. Ha saputo leggere fin dall'inizio la testimonianza a martirio di Suor Maria Laura e ha voluto l'apertura del processo diocesano informativo per la causa di beatificazione. Grazie a Don Ambrogio, arciprete emerito di Chiavenna. Ha trasformato la sua sofferenza per gli eventi del martirio in generosa disponibilità a testimoniare. Grazie alle suore, figlie della croce, la loro congregazione è stata grembo fecondo nel quale la beata Suor Maria Laura ha potuto far crescere fino a piena maturità la sua risposta alla chiamata del Signore. Le sue consorelle in questi mesi ci hanno introdotti alla conoscenza della Beata con le loro testimonianze. Grazie alla signora Francesca Consolini, postulatrice nella causa di beatificazione di Suor Maria Laura. Ha aiutato tutti noi a entrare più in profondità nella conoscenza della spiritualità della Beata. La nostra diocesi si è preparata alla celebrazione odierna, accompagnata e sostenuta lungo l'intero anno pastorale da due comitati che hanno lavorato in totale sintonia, il comitato diocesano e quello locale. Grazie al comitato diocesano, ha illuminato questi mesi di cammino con le proposte di tutti gli uffici per la pastorale, utilizzando sapientemente e costantemente il settimanale della diocesi e la pagina web appositamente creata sul sito della diocesi. Oggi, ad esempio, abbiamo fatto diretta esperienza in particolare del lavoro svolto dall'ufficio per la liturgia e da quello per la musica sacra nel preparare questa celebrazione. Grazie alla comunità parrocchiale di Chiavenna, a Don Andrea, a Don Lorenzo, hanno animato ogni mese di quest'ultimo anno con momenti profondi di preghiera e di riflessione e ne hanno fatto dono a tutta la comunità ecclesiale diocesana. Hanno dato vita a un comitato locale indispensabile per organizzare questa giornata di festa. Sono riusciti a coinvolgere in esso tutta la realtà di volontariato presente sul territorio e il comune di Chiavenna che, nella persona del sindaco Luca Della Bitta, si è adoperato per la riuscita di questo evento. In particolare, il grazie a tal proposito va allargato
al coordinamento prezioso del consorzio turistico. Anche il Comune e la parrocchia di Colico Villatico hanno prestato la loro collaborazione nel comitato locale. Il riferimento alle amministrazioni comunali mi conduce a spostare ora lo sguardo riconoscente dalla comunità ecclesiale alla società civile. Grazie alle autorità civili e militari qui presenti con i loro rappresentanti, Sua Eccellenza il Signor Prefetto, il Signor Questore, il Presidente della Provincia di Sondrio, i sindaci, la comunità montana, il BIM, i responsabili della sanità per la Provincia di Sondrio. Grazie a tutte le forze dell'ordine e ai volontari che in questo momento sono al lavoro per la sicurezza e la buona riuscita di questa celebrazione. Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza il Prefetto di Sondrio, Dottor Salvatore Rosario Pasquariello. Ha dedicato tempo e competenze per cercare e trovare soluzioni che consentissero una celebrazione di questa portata nel rispetto delle normative di legge, nonostante i tempi non facili che stiamo vivendo. Infine, un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito economicamente finora alla realizzazione di questo evento: la Fondazione Cariplo, gli industriali della Valchiavenna e della Valtellina, le banche del territorio, club e associazioni benefiche, benefattori privati. Grazie anche fin da ora a coloro che daranno il loro contributo nel prossimo futuro. Eminenza, devo ancora dire una parola io. Questa è una terra di vento, ma è anche una terra di prodotti buoni. E allora abbiamo pensato di dare sapore non soltanto a ciascuno di noi, ma anche a lei, consegnando un cesto con dei prodotti locali, che dovrebbe arrivare, perché penso che sta arrivando. Prodotti locali, e accetti questo omaggio, se può lo condivida con Papa Francesco, così da fargli pervenire il profumo di questo popolo, di questa Chiesa che ha il volto luminoso e forte, un volto luminoso e forte di Suor Maria Laura. Affetti bene la Brisaula in particolare. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Restiamo fermi ai nostri posti fino a quando la processione avrà lasciato il centro della nostra assemblea e poi seguiremo le indicazioni per il deflusso. Insieme cantiamo. Dall'ultima che diceva Monsignor Caelli, e cioè che c'è
e al cardinale proprio come segno di questa quotidianità, testimonianza più grande di Suor Maria Laura. Il secondo, credo che tu visto, era l'ondeggiare della croce continua al vento, ma non viene giù, ed è anche un segno della fede. Ma quella croce, hanno notato tutti, dietro lo sfondo delle case, le case di tutti i casi che Suor Maria Laura visitava, trovava e incontrava. E io credo che aiutino a capire già di più quello che abbiamo vissuto. Riflessione conclusiva da questa nostra diretta, quindi che ringraziare voi, gentili amici, per l'attenzione che ci avete prestato. Gradito quanto vi abbiamo proposto in questa occasione, un ente che è stato proposto e detto e si è pregato in qui nello Stato. Da Giacomo Biancardi un ringraziamento a tutti voi e buon proseguimento. Siamo seduti ai nostri senza muoverci. Thank you.
Abbiamo bisogno ora della collaborazione di tutti. Chiedo a ciascuno di sedersi al proprio posto.